È una bella iniezione di fiducia per quello che stiamo facendo, per come stiamo lavorando, riguardo alle potenzialità che abbiamo, che secondo me possono essere tante. In queste due partite hai avuto già modo di vedere la squadra in azione, quali sono i punti su cui c'è ancora bisogno di lavorare? Allora, i punti su cui c'è ancora bisogno da lavorare secondo me sono principalmente il contrattacco, cioè trasformare in attacchi punti le situazioni di difesa che sono numerose, perché noi difendiamo molto, quindi trovare il modo di trasformare il più possibile quelle difese in attacchi vincenti. Nel quarto set sono stati bruciati 8 set point, bisogna lavorare anche su questa definizione della chiusura del set? Io penso di no, nel senso che sono situazioni in cui che si allenano vivendole, noi non siamo nuovi, qualsiasi situazione di vantaggio, svantaggio, parità, è tutto nuovo per noi, quindi automaticamente serve prima vivere un po' di volte le cose per poterle gestire. Noi in quel momento lì abbiamo finito la partita al 24 aspettavamo l'ultimo punto invece che giocare normalmente. Fosse stato un qualsiasi altro punteggio probabilmente avremmo continuato il nostro trend, magari non facendo punto subito, quindi credo che non è che c'è da lavorare, c'è da rimanere lì quando si vivono queste situazioni per acquisire la sicurezza necessaria a portarle a proprio favore ogni volta che le si rincontra. Una partita che è uno schiaffo morale contro Busto Arsizio, che quest'anno ha vinto veramente tutto, ma stasera ve la siete davvero giocata e portata a casa. Sì, siamo state grandissime, abbiamo lottato su tutti i palloni e in campo abbiamo dato il massimo con il cuore, perché non si vince con quello. E niente, siamo una squadra e si è dimostrato anche dall'altra partita contro Torino, e anche qui ci siamo riconfermati, quindi siamo felicissime. Credo che tutta la squadra era pronta per fare una grande partita, pronta tra virgolette, perché ci abbiamo messo veramente tutto il cuore e la massima attenzione. Giustamente è veramente un trampolino di lancio, perché la nostra squadra deve crescere ancora tanto. Sappiamo che ancora abbiamo grandi margini di miglioramento, perché siamo tutte giovani, ma non è una retorica, ma perché stiamo crescendo proprio come partita, come dopo partita, perché è quello che ci serve in realtà, perché in allenamento lavoriamo tanto. E chiedo un grazie tantissimo ai nostri allenatori, che stanno facendo tutti quanti insieme alla squadra un bellissimo lavoro, è proprio il lavoro di squadra, guarda, grazie a tutti quanti.